Buongiorno a tutti, ben arrivati a questo ultimo aperitivo letterario di Macerata Racconta. Vi do il saluto, come diciamo consueto, dell'Associazione Contesto e ho un grande onore oggi di avere appunto l'occasione di presentare Luciana Castellina, che è la nostra ospite di oggi. Luciana Castellina è una politica, una scrittrice, una giornalista. Nel 1969 ha fondato Il Manifesto, è stata deputata parlamentare europea e attualmente fa parte del Comitato Direttivo Nazionale dell'ARCI. Non sono presidente onorario, molto di più. Presidente onorario? Presidente onorario. Allora, correggiamo, tanto ogni volta c'è qualche... Bene, bravo. Siamo contenti quindi che Luciana Castellina ha fatto carriera e quindi è presidente onorario dell'ARCI. Voglio ricordare alcuni libri. Nel 2011 il suo libro è stato finalista, è stato nella cinquina del premio Strega. Nel 2012 la siberiana ha vinto il premio Vallombrosa e oggi qui ci presenta il suo libro Guardati dalla mia fame, che è edito da Nottetempo. In questo libro, che è scritto a quattro mani con un'altra meravigliosa scrittrice, Milena Agus, ci viene raccontato un fatto storico avvenuto nel 1946 in Puglia, ad Andria, quando un gruppo di braccianti agricoli si trasforma in feroci assassini e diciamo uccidono delle nobildonne locali in maniera veramente tragica. Luciana Castellina, in particolar modo in questo libro, si occupa di darci il contesto sociale, storico di quei fatti, quindi dal 43 al 48. A presentare questo libro con Luciana Castellina abbiamo Francesco Rocchetti, che è un insegnante, è un docente a contratto per l'Università di Macerata, fa parte dell'ANPI, fa parte del comitato dell'ANPI e anche dell'Istituto Gramsci, oltre ad essere anche far parte dell'Istituto Storico della Resistenza dell'Età Contemporanea. È anche molto attivo per il riconoscimento dei diritti degli omosessuali e ho dimenticato di dire, prima appunto di passare la parola a loro, che questo incontro è organizzato insieme alla condotta Slow Food di Corridonia e per questo motivo passo la parola a Valerio Calzolaio, che avrà modo di illustrarci un po', diciamo, gli intenti di questo incontro. Mi illustro niente, adesso Francesco e Luciana staranno piacevolmente con noi per più di un'ora, alla fine ci sarà anche un piccolo aperitivo coordinato dall'Osteria dei Fiori e una delle protagoniste dell'Osteria dei Fiori è Letizia Carducci. Insieme a Letizia diamo una mano alla condotta locale di Slow Food. Siccome Macerata Racconta ha fra gli altri pregi quello di organizzare alcune iniziative in collaborazione con associazioni culturali, con strutture universitarie, con altri centri di vita sociale e civile della provincia, ha organizzato due iniziative anche in collaborazione con Slow Food. Ieri mattina, una cosa molto bella, con gli studenti dell'Istituto Agrario, sulla storia del frumento e dei semi dall'inizio dell'agricoltura, e questa mattina la presentazione del libro di Luciana Castellina, Guardati dalla mia fame. È una condotta locale che fa iniziative un po' in tutta la provincia, anzi, se ci avete voglia di iscrivervi allo Slow Food, Letizia e io, che diamo una mano, saremmo molto contenti, ma a prescindere dall'iscrizione a Slow Food, alla fine la condotta regalerà a Francesco Rocchetti e a Luciana Castellina un volume di proverbi marchigiani edito da Slow Food. Facciamo tante cose come Slow Food, ci sarà occasione un'altra volta per parlarne. Grazie Valerio. Io vi ricordo solamente gli appuntamenti di oggi pomeriggio, iniziando subito con purtroppo un annullamento di uno di questi. Cioè il previsto presentazione del libro di Ugo Cornia non si terrà purtroppo, perché Ugo Cornia ha avuto dei problemi tecnici con l'auto, eccetera, quindi non potrà arrivare, per cui mi dispiace, organizzeremo in un'altra occasione, perché insomma ci tenevamo particolarmente ad avere Ugo Cornia tra di noi. Però
ci sarà invece alle 17.30 al Lauro Rossi il poema Fumetti, immagine e testo di Dino Buzzati con Paolo Valerio, voce narrante, e con le musiche di Antonio Di Pofi e in collaborazione con Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona. È veramente un appuntamento molto interessante, quindi vi invito a essere presenti. Poi avremo alle ore 18.30 alla Galleria degli Antichi Forni Eugenio Baroncelli, l'incontro con Eugenio Baroncelli che ci presenterà il suo libro Gli incantevoli scarti, 100 romanzi in 100 parole. Poi sempre qui alla Civica Enoteca alle ore 19 ci sarà un incontro sulla cucina maceratese in salsa rosa e poi finiremo, quindi l'ultimo appuntamento di questa edizione di Macerata Racconta sarà alle ore 21 al Teatro Lauro Rossi l'incontro con Flavio Caroli, che ci presenterà il suo libro Anime e Volti da Leonardo alle Avanguardie. Grazie, passo la parola a Francesco Rocchetti. Bene, buongiorno a tutti. A me il compito di introdurre e fare forse un po' anche da pungolo su alcune questioni Luciana Castellina con questo suo ultimo lavoro Guardati dalla mia fame. Luciana Castellina comunista, Luciana Castellina giornalista, Luciana Castellina scrittrice. Abbiamo individuato più o meno questi tre elementi, no? Nell'introduzione che ci ha appena fatto Paola e in qualche modo questi tre elementi sono tutti presenti all'interno di questo libro. La giornalista che sceglie anche di andare a indagare alcuni fatti della nostra storia contemporanea in Puglia utilizzando come fonti proprio anche i giornali e le cronache dei giornali, ma che decide anche di utilizzare uno sguardo particolare, l'attenzione delle donne, una domanda specifica, la domanda dell'intelligenza e degli occhi delle donne rispetto a quello che stava accadendo, ma ancora anche la lotta comunista, il senso di una lotta comunista, un modo specifico per esempio di porsi il problema della libertà, il modo specifico di porsi il problema dell'emancipazione umana. Questo è un libro che a me ha dato la sensazione di creare subito il bisogno di aprirne tanti altri. Forse la forza più grande, straordinaria di questo libro sta proprio in questo aspetto. Si legge con facilità, è leggero e contemporaneamente crea continuamente curiosità rispetto ad alcuni temi, per esempio rispetto alla peculiarità del Sud e la resistenza, di cui parliamo sempre troppo poco, se non quando ci si riferisce alle giornate di Napoli, no? Questa città che insorge e si libera da sola, oppure la Sicilia come accoglie lo sbarco degli alleati. Ma ancora come per esempio la resistenza e la liberazione sono arrivate e sono state vissute, così i primi anni della costruzione democratica del nostro paese sono stati vissuti in una terra enorme ma comunque di periferia, e questa periferia che però era di fronte ai Balcani che ancora erano in pieno subbuglio, quindi una periferia che diventa in qualche modo centro di tante vicende internazionali. E ancora anche la questione del mondo bracciantile, di cui si parla poco e che in qualche modo la nostra regione, che è una regione di antica tradizione agricola, ha perso memoria, ma anche perché noi abbiamo una storia leggermente diversa, che è appunto quella mezzadrile, che comunque si accompagnava anche a quella bracciantile. Come è stato introdotto da Paola, il libro in qualche modo traccia quello che accade in Puglia fra il 43 e il 48. Mentre dopo l'8 settembre del 43 qua nelle Marche, a Macerata, nel giro di una settimana arrivano i tedeschi, controllano il territorio fino più o meno a gran parte della nostra penisola, insomma arrivano queste truppe e di lì a poco nasce la Repubblica Sociale, in Puglia questo non accade, tanto che appunto la Puglia è il luogo dove si vanno a rifugiare i Savoia. Questo rende quel territorio leggermente diverso, no? Nell'immaginario in maniera semplicistica, ma in realtà era un territorio già profondamente diverso da quello di cui noi facciamo quotidianamente esperienza, e questo libro prova a raccontarlo. Evidentemente nel momento in cui, immaginate, il libro è diviso in due parti, c'è una prima parte che è un romanzo che tratta gli stessi argomenti, quindi la storia di una violenza nei confronti delle zitelle
di Andria da parte di una folla inferocita da anni di fame e di soprusi, e dall'altra parte però nella seconda metà, che è la parte di cui si è occupata Luciana, c'è una ricostruzione storica, un tentativo di mettere in chiaro alcune questioni. Quindi in questo doppio binario evidentemente è stato costruito perché si sentiva l'esigenza di mettere un secondo binario che chiarisse alcuni contenuti letterari. Perché? Perché nel nostro immaginario probabilmente di questa storia c'è poco. C'è poco, come dicevo, della resistenza del Sud, c'è poco di quella che è stata la trasformazione della resistenza in una guerra civile e una unità antifascista che esplode in funzione di una lotta di classe. E quindi mentre nel CLN c'erano anche gli aristocratici, questa cosa di comprendere la lotta al fascismo che non si capiva come potessero ancora essere considerati gli agrari all'interno di quella lotta, no? Quindi un CLN che doveva mettere insieme un po' tutti, interclassista, e contemporaneamente invece un antifascismo che era vissuto in maniera radicale come un cambiamento talmente tanto forte che non poteva essere anche interclassista. Quindi in qualche modo Luciana ci dice di fermarci un attimo, proviamo a riflettere, vi do alcune coordinate che vi servono per comprendere quello di cui stiamo parlando, perché non è poi così immediato. Ma in questa vicenda c'è anche una narrazione tutta femminile perché donne sono quelle che potremmo considerare vittime, ma donne sono quelle che sono state vittime in altro modo e quindi si trasformano all'interno di una dinamica di folle anche in carnefici. Di tutto questo in qualche modo chiederò conto alla nostra autrice. Ma prima per iniziare, insomma, la prima domanda da cui vorrei partire è il perché un libro sui braccianti e sul loro conflitto con gli agrari. Ma capisco che la domanda ha una logica, perché tutti mi chiedono: ma come diavolo ti è venuto in mente di scrivere un libro sui braccianti, questo fatto terribile di sangue di tanti anni fa che è successo in Puglia? Devo dire che non è venuto in mente a me di scrivere questo libro. Io questo fatto l'ho sempre conosciuto perché un giovane operaio di Livorno, che poi è stato segretario della Federazione Giovanile Comunista negli anni 50, che aveva 17-18 anni nel 46, fu spedito, come allora si usava, nel mezzogiorno per aiutare la costruzione dei partiti, del sindacato, eccetera. E lui si trovò catapultato in Puglia e scoprì una realtà che non aveva mai neanche pure immaginato, cioè l'esistenza di una vera e propria guerra civile barbarica dalle due parti, una guerra di classe. Da una parte gli agrari che sparavano sui braccianti e dall'altra i braccianti che bruciavano gli agrari nelle piazze dei paesi. E nell'ambito di questo mi raccontò questo fattaccio delle sorelle Porro. E io l'ho continuato sempre a ripetere perché di questo fattaccio non si è mai più parlato. Così come di quella, e l'espressione fu proprio di Trivelli, di dire guerra civile. Perché? Perché è un pezzo della storia italiana che non corrisponde alla storia ufficiale che noi dell'Italia abbiamo di quegli anni. La storia di quegli anni è la storia della resistenza, Comitato di Liberazione Nazionale, l'occupazione tedesca, la lotta contro i tedeschi, contro i fascisti, la liberazione. In Puglia è tutto diverso perché tutto questo non c'è. L'8 settembre gli alleati sono già arrivati in Puglia, i tedeschi quindi si ritirano, scontri sì, ma insomma si ritirano subito, e lì inizia un altro pezzo di storia che è diversa. Dicevo che non è venuto a me perché, a furia di ripetere questo fatto in continuazione, la mia editrice Ginevra Pompiani un giorno mi ha detto: senti, ma perché non ci facciamo un libro? E a lei è venuta l'idea di fare un libro in cui c'è una parte storica, che è quella che ho scritto io, e una parte romanzata per raccontare queste quattro signorine Porro. E voi sapete che il romanzo è sempre un modo per capire la realtà meglio di quanto non documentino le carte delle prefetture.
Questa è la storia del libro, devo dire che il libro ha avuto successo anche come modo di insegnare la storia, tant'è vero che questo libro adesso fa parte, è uno dei papers che viene presentato ad Oxford, dove c'è un convegno internazionale sull'insegnamento della storia. Però siccome siamo in una condotta di slow food, che è una delle mie, questo manca alla mia biografia, ma io sono uno dei fondatori di slow food, mica peraltro, perché anche slow food è nato da una costola del manifesto, come sapete, forse non lo sapete, ma è perché Carlin Pedrini è stato, come alcuni delle persone che sono qua, uno dei fondatori del manifesto, e quindi partecipai al suo tempo alla fondazione di questa cosa. Allora comincio con il menù della fame, va bene? Le ricette della fame, perché questo è un libro sulla fame. E allora la ricetta della fame, allora era fame vera, non è che si diceva fame in senso simbolico. La ricetta della fame era l'acqua bollita con le erbe del campo e una crocetta d'olio, che era il massimo del lusso, una crocetta d'olio messo sopra. E se uno lavorava e quindi andava sulla piazza, aspettava all'alba che arrivasse il campiere e che sceglieva quelli che avrebbero avuto la giornata e gli altri li scartava con tutto il massimo di arbitrio, si radunavano all'alba su queste piazze e il campiere diceva tu, e quelli andavano a lavorare, e quelli che andavano a lavorare avevano il diritto a un chilo di pane e un chilo di fave. I bambini la metà, perché poi c'era un lavoro minorile pesante, e questi bambini facevano trasportare le botte, cascavano per terra perché erano denutriti, quindi deboli. E c'è una cosa che nel libro non c'è perché l'ho imparata dopo, che a questi bambini gli mettevano l'ortica sul pisellino per farli correre più in fretta per potersi poi liberare. E gli agrari mettevano la museruola ai braccianti che andavano a fare la vendemmia perché non mangiassero i grappoli d'uva. Questa era la fame. C'è un bellissimo racconto di Giuseppe Di Vittorio che racconta di quando lui era bambino e il padre, che era bracciante, fu mandato dal padrone a salvare le vacche da un'alluvione che ci fu. Le vacche si salvarono, il padre di Di Vittorio morì nell'alluvione e Di Vittorio si trovò ad essere capofamiglia, che aveva 12 anni, di una quantità di fratellini più piccoli. E racconta che quando sulla piazza non lo prendevano alla giornata e quindi tornava verso casa perché l'avevano scartato, la madre correva in questi tuguri, che costruite le case sotto l'asfalto, gli usi li chiamano, sotto l'asfalto delle caverne, e si gettava sul paniericcio piangendo perché sapeva che quel giorno non ci sarebbe stato neppure quel mezzo chilo di fave e mezzo chilo di pane che il bambino di Vittorio avrebbe guadagnato per dar da mangiare ai fratellini. Questo è il, come dire, le ricette per la condotta di slow food di quell'epoca e di quel periodo. E come vi dicevo, è un libro sulla fame questo, che sì, noi possiamo dire è un ricordo, e ormai non è più nemmeno un ricordo, ma è un ritorno, perché ho scoperto dalle dati statistiche forniti dalla Caritas recentemente, che nella ricca Italia ci sono 4 milioni e mezzo di persone che soffrono la fame. Un dato che, quando lo dice nelle Marche, fa un po' impressione, visto che qua si mangia così bene, ma però questo è una cosa. La fame è tornata, ma non tornata in Africa dove c'è sempre stata, è tornata anche nei nostri posti. Vado avanti, di tu. Allora, come già ci hai in qualche modo detto, queste precisazioni sono importanti, perché altrimenti non capiremmo, insomma, quello che effettivamente accade e quello che stava accadendo in Puglia, e la violenza appunto
della folla. In questo libro ci sono alcuni protagonisti. Alcuni protagonisti sono gli agrari, di cui conosciamo i nomi, i cognomi, qualche descrizione di palazzo. Ci sono però anche tanti braccianti di cui non conosciamo i nomi. Vorrei chiederti di parlarci di questa scelta, cioè del fatto che ad esempio per questi aristocratici c'è un nome, insomma, mentre per le folle, ad esempio, per il movimento collettivo ci sono soltanto più che altro questa sensazione di collettività, no? che emerge tantissimo, e un unico grande santo che è Di Vittorio. Ecco, quindi ti vorrei chiedere una riflessione su questo doppio binario che in qualche modo seguiamo, no? Da una parte la narrazione degli aristocratici e degli agrari, e dall'altra un mondo collettivo, e poi però c'è questo mondo collettivo che c'è anche una figura che ritorna in continuazione nella narrazione e che emoziona in più parti, insomma, che è quella di Vittorio. Ma devo dire che Millenagos, che ha scritto l'altra parte, che più diversa non potremmo essere, anche per generazione badata, infatti ci chiamano la strana coppia oramai quando andiamo a giro insieme, Milena neanche sapeva chi era Di Vittorio quando abbiamo cominciato a fare questo libro, cioè sapeva vagamente ma non sapeva niente, e poi mano a mano che naturalmente ha cominciato a leggere, guarda, si è innamorata di Vittorio, perché il personaggio è un personaggio, infatti nel libro compare e si vede che c'è, insomma, sembra lei abbia dovuto scrivere da dentro il palazzo, io ho scritto da fuori il palazzo, lei da dentro il palazzo, l'ammirazione per Di Vittorio. E sapete che in Puglia Di Vittorio ancora adesso nelle case dei braccianti sul Comò c'è l'immagine della Madonna e l'immagine di Vittorio, perché è quello che dicono ancora oggi i braccianti in Puglia, perché Di Vittorio cammina sulla terra come noi, che è una bellissima frase della politica, no? Cammina sulla terra come noi, la sensazione non di un politico che non cammina sulla stessa terra perché sta fuori, sta lontano, sta diverso, invece cammina su, oltre a non essersi messo mai la giacca, nonostante sia andato a Roma, e che è un atto figurativo naturalmente, perché poi Di Vittorio la giacca se l'era messa, ma insomma non è mai passato dall'altra parte. Ecco, e dicevo, i braccianti, la storia vera, badate, lo scontro che nasce, che poi quello che produce, che porta a quello che avviene ad Andria in questa giornata del 1946, è dato proprio dal fatto che gli agrari, per questo non hanno nome i braccianti, non considerano i braccianti esseri umani. Lo scontro avviene perché nel 1946 c'è il governo di unità nazionale che dura pochissimo, fino al 1947, quindi i comunisti e i socialisti sono al governo, e quindi c'è qualche primo decreto in favore dei lavoratori, fra questi il decreto per la imponibile di manodopera, vale a dire gli agrari debbono assumere una certa quota di lavoratori per lavorare la terra e renderla produttiva invece che lasciare l'assenteismo. Quello che manda in bestia gli agrari non è nemmeno tanto la sostanza del decreto, quanto che per applicare quel decreto debbono partecipare a delle commissioni consigliari, diciamo così, in cui debbono sedersi allo stesso tavolo, sulle stesse panche, con i braccianti. Questo è inconcepibile per loro. Ma come? Devo sedermi sulla stessa panca? Cioè, il bracciante è una bestia, non è un essere umano. Questo è ancora... E tutte queste cronache così anche di paese che si ritrovano, mezze orali, mezze scritte, eccetera. C'è sempre questa condizione del bracciante che dal momento che va a scuola, che va in parrocchia, è un'altra cosa, non è un essere umano. E questo ti dice tutto. E naturalmente il bracciante si sente invece... E dice come? Il bracciante vuole applicare la legge, quindi si sente nel suo diritto perché sta applicando la legge. È l'agrario che la viola, che non vuole venirci. E infatti che cosa fa il bracciante? Piglia, e siccome gli agrari non vogliono venire a sedersi alla cosa comigliare, li pigliano e ce li portano di peso. E naturalmente interviene l'esercito, la polizia, e cominciano questi scontri armati in cui i braccianti combattono col sensazione di avere il diritto di combattere, perché sono loro che sono la parte della legge.
perché questa è, c'è una bella frase di Manlio Rossi Doria, grande sociologo del meridionalista, che dice: nei braccianti c'era una irragionevole, dice, certezza che il momento della giustizia fosse arrivato. Irragionevole, perché non è così, perché quello che succede è che appena gli alleati sbarcano, tra l'altro la prima cosa che fanno, sbarcano a Taranto, e i braccianti, appena è caduto il fascismo, è arrivata la pace, insomma, c'è più, la prima cosa che fanno, occupano le terre del marchesato di Crotone. E gli alleati che cosa fanno? Gli mandano un battaglione di poveracci marocchini a cacciare i braccianti che hanno occupato la terra, ed è il primo atto che avviene. Perché gli alleati arrivano e si trovano un vuoto di potere. E quindi che fanno? Presi dal terrore di questo vuoto di potere, ridanno tutto il potere ai prefetti fascisti, naturalmente, che sono quelli che sparavano sui braccianti, che erano quelli, insomma, che sono stati. E quindi i braccianti si fanno l'epurazione da soli, dice, ah sì, e allora ce la facciamo da soli. Voi potete immaginare cosa avviene se l'epurazione viene fatta dal basso, e naturalmente poi finisce, i braccianti se la pigliano col fascista che conoscono, che magari è l'impiegato comunale, non con il gerarca, però questa è la situazione. Perché questo, il contesto conta in questa situazione. Il contesto è un contesto anche, come dire, di un pezzo di storia ridicola dell'Italia, diciamola, ridicola. È per questo che non è stata raccontata, è stata come in qualche modo offuscata, cancellata. Perché la Puglia è il posto dove si ricostituisce il Regno d'Italia, è diversa da Napoli, dalla Sicilia, dove c'è un comando diretto degli alleati. In Italia, invece, in Puglia, gli alleati hanno concesso alla Casa Savoia di la continuità del Regno d'Italia. Infatti il 9 settembre l'ammiraglio Rubartelli, che è il comandante della piazza di Brindisi, piazza importantissima perché Porto di Brindisi sta di fronte ai Balcani, dove c'è ancora la guerra, la Jugoslavia, la Grecia, la Cefalonia, eccetera, riceve un fonogramma nel quale si dice: domani recatevi al porto e accostate all'incrociatore Baionetta alle ore 14. L'ammiraglio Rubartelli non sa bene che cosa si tratti, però per ogni buon conto un ammiraglio si mette in alta uniforme e con un motoscafo va al porto, accosta l'incrociatore e con sua grande meraviglia vede che alla balfiancata dell'incrociatore c'è tutta la famiglia reale: Vittorio Emanuele III con il suo chauffeur, la regina Elena con la sua cameriera personale, insomma, Badoglio, tutti quanti. Allora si mette naturalmente sull'attenti e dice: maestà, sono a sua disposizione, cosa posso fare per lei? E Vittorio Emanuele molto prosaicamente gli dice: un letto per dormire. Allora lui scatta di nuovo sull'attenti e dice: maestà, la mia casa è a vostra disposizione. Mentre dice questa frase si ricorda che la moglie c'ha l'abitudine alla pennichella, è settembre, fa ancora caldo, e che se la famiglia reale arriva lì rischia di trovarla in mutande. E questo nel momento in cui a Cefalonia stanno massacrando la divisione A, qui sapete tutto quello che succede, la sua preoccupazione è la moglie in mutande. Quando la famiglia reale arriva non ci sono telefoni, non ci sono comunicazioni, eccetera eccetera, e quindi lui alla fine trova un marinaio che corre a casa a avvertire che si è messa, e tutta la sua preoccupazione è che fare di questa famiglia reale. Perché prima bisogna trovargli i vestiti, perché siccome sono scappati senza valigie, e poi sono senza soldi, perché voi sapete che i re non, di solito non portano un portafoglio, no? Cioè c'è qualcuno che paga, no? E quindi sono senza soldi, ma a Brindisi in quel momento non si sa come fare, quindi questo è l'inizio, diciamo. E in questa regione 40 nazionalità di rifugiati, sono quelli che vengono dalle colonie che hanno espulso dall'Africa e sono arrivati e nessuno se ne conta, tutti quelli che sono stati, come dire, l'esercito italiano che si è dissolto, no? In Sicilia eccetera, e che nessuno, non possono tornare a casa perché c'è il fronte, c'è l'occupazione tedesca, tutti quelli che cominciano a venire via da questi Balcani sconvolti dalla guerra e poi arrivano dai campi di concentramento
flotte di ebrei che vogliono andare verso la Palestina, insomma, e nessuno si prende cura di tutto questo, nessuno gli dà a mangiare, i soldati, nessuno gli dice se sono ancora nell'esercito, se non sono nell'esercito. Quindi tutto questo avviene in questo contesto, con, e quello che viene fuori, se volete, anche questo libro, che cos'è? È un libro sul concetto di libertà, che è una vecchia storia dell'Italia, perché ricorda, c'è una novella di Giovanni Verga che racconta di Bronte, 1860, quando i garibaldini entrano a Bronte e tutto il paese grida: è arrivata la libertà, è arrivata la libertà. E che cos'è la libertà per chi non c'ha da mangiare? Mangiare, no? La fame, poi è questo. Il titolo di questo libro, Guardati della mia fame, è il titolo di una poesia di Mahmoud Darwish, grande poeta palestinese, che continua: guardati dalla mia fame e dalla mia ira, perché chi c'ha fame, questo è. E a Bronte che fanno? È arrivata la libertà, è arrivata la libertà, i braccianti vanno al palazzo e buttano dalla finestra gli agrari di Bronte. Quasi 100 anni dopo succede la stessa cosa in Puglia. È arrivata la libertà, è caduto il fascismo, è arrivata la pace, finalmente avremo il diritto di mangiare. E questo è, come dire, il contesto in cui tutto questo avviene, e mentre le forze politiche, ecco perché la storia è diversa. Il Partito Comunista, guardate, è una storia anche questa interessante. Il Partito Comunista a Bari si crea un gruppo dirigente. Da chi è fatto? Naturalmente è fatto da quelli che sono stati in prigione, da quelli che sono stati in esilio, che vengono mandati lì, quelli che non sono al nord e che possono arrivare giù, e che quindi ha, come dire, una consapevolezza politica, e che la prima cosa che vuole fare è cercare di costruire i comitati di liberazione nazionale, quindi con i liberali, con i democristiani, con tutti quanti, non è? E quindi per cercare di combattere giustamente, no, l'occupazione tedesca, i fascisti che stanno ancora a Roma in questo periodo. E naturalmente nelle campagne il Comitato di Liberazione Nazionale non si capisce neanche che cosa voglia dire, cosa vuol dire, devo fare l'alleanza con l'agrario che non vuole neanche sedersi allo stesso tavolo mio, è del tutto inconcepibile. Fra l'altro i braccianti non vogliono neanche fare l'alleanza col contadino povero, perché il contadino già c'è un pezzetto di terra, è già un privilegiato, e quindi questa cosa dura tanto tempo, tanto è vero, c'è una lettera di Togliatti della fine degli anni 40 che scrive al Partito Comunista Pugliese e gli dice: a furia di dire che questi contadini erano cavalli di Troia, che si dicevano si vogliono infilare le nostre file, perché chissà che questi cavalli se li è presi la Democrazia Cristiana e noi siamo rimasti a piedi, una frase ironica di Togliatti che racconta questa vicenda. Quindi c'è una, come dire, incomprensione. Il segretario del Partito Comunista di Andria, dove questo avviene, è Robin Hood, gira con le pistole negli stivali, va al mercato e dice: abbassate i prezzi perché il popolo ha fame. Poi va al municipio: aprite i magazzini e distribuite la farina perché la gente c'ha fame. E poi il vescovo a un certo punto, molto reazionario di Andria, a cui sono molto fedeli le sorelle Porro, a un certo punto fa un editto per dire che i comunisti non avranno più la possibilità di fare da padrini alle cresime dei ragazzini. E allora il segretario della sezione PC di Gennaro non ci pensa né quanto, e organizza un grande corteo con le bandiere rosse, tutti con la falce e il martello sulla cosa, che occupano la cattedrale per imporre al vescovo il diritto dei comunisti di fare da padrini alle cresime. Questo è, come potete immaginarvi, il quadro. È cosa che devo dire, anche se vi volete, sono tutti analfabeti. Negli atti del processo una delle cose più struggenti sono questi ragazzi, che poi sono stati presi a caso, perché al momento c'era la polizia, i carri armati, di tutto nei giorni precedenti. Quando poi ci arriva lo sparo dal palazzo, che Di Vittorio è arrivato, ha fatto una mediazione, un compromesso, tutti sono pacificati, stanno aspettando il comizio di Di Vittorio sulla piazza, parte questo sparo dal palazzo Porro, la folla si infuria, eccetera. Ma mentre c'erano i carri armati e la polizia e l'esercito fino al giorno prima,
In quel momento non c'è neanche un carabiniere, infatti non si indagherà mai su chi abbia sparato e nessuno, non arrestano nessuno quel giorno, arrestano nei giorni successivi, nelle settimane, addirittura nei mesi successivi, quindi a casaccio naturalmente. C'è anche un bel episodio qui dentro, perché c'è un... racconta un vecchio dirigente sindacale che è stato mandato dentro perché accusato dal segretario della Democrazia Cristiana. Naturalmente è evidente che quando dice chi è colpevole, quello, e che si fa anni di galera. E poi però nell'inizio degli anni 70 i due figli di quel segretario democristiano locale si iscrivono al Partito Comunista. E lui a quel punto piange dalla commozione. Questa è una storia. E allora dicevo, questi ragazzi che sono andati in galera, quando si va a vedere gli atti del processo, fanno impressione. Ce n'è uno che mi ha colpito tanto, che dice, interrogati, sono tutti interrogati, dice: io sono stato arrestato perché ad Andria sono molto conosciuto, perché sono il portabandiera della gioventù comunista di Andria. Anni 17. Analfabeta, e così via analfabeti tutti quanti. E il Partito Comunista diventa poi negli anni successivi il luogo dove si insegna a leggere e scrivere. Quello che sa leggere legge l'Unità, a quelli che non sanno leggere, e via via c'è, come dire, la costruzione di un soggetto che impara, che si lotta non dando l'assalto al municipio, ma invece rivendicando diritti e rivendicando il diritto ad essere un soggetto che ha il diritto di contrattare la propria forza di lavoro. Quindi è un'epopea, è una storia molto significativa. Come dicevamo, dentro questa narrazione c'è anche uno sguardo particolare, perché il libro non decide di parlare di una vendetta o comunque di un omicidio che riguarda agrari maschi, ma in questo caso vengono uccise delle signore, che le sorelle Porro, appunto, che sono zitelle, che sono attente alle esigenze anche della Chiesa, in particolare hanno un rapporto diretto con il Vescovo, non tanto con la carità quotidiana. Questa vicenda avviene il giorno prima della prima celebrazione dell'8 marzo che si poteva celebrare ad Andria nel 1946, e è una storia che è in realtà tutta femminile, perché ci dà in controluce un problema: come mai queste sorelle Porro stavano ancora ad Andria con quel clima arroventato, quando gran parte dei nobili avevano deciso, e degli agrari avevano deciso, di andare altrove? Che succede? Forse questo è uno degli elementi, insomma, un po' più angoscianti, visto dal punto di vista interno agli agrari. Ecco, diciamo che oltre che essere un libro sulla fame e sul concetto di libertà, è un libro sulle donne, perché le donne sono protagoniste e sono vittime carnefici tutte, quelle da una parte e quelle dall'altra. Le più accanite contro le sorelle Porro sono le donne braccianti, perché le donne braccianti sono quelle che si vedono morire i figli di fame in braccio, muoiono di malattia, di scorbuto, di fame. Quindi hanno un rancore storico di fondo. Le sorelle Porro, poveracce, sono vittime pure loro, non solo perché vengono massacrate, ma sono vittime in quanto donne all'interno della loro classe sociale. Perché gli agrari uomini e le famiglie dove ci sono gli uomini, che sono consapevoli della violenza dello scontro che è in atto ormai da tempo, hanno mandato le famiglie a Napoli, a Bari, a Roma, al sicuro, e loro che sono restati insieme ai loro campieri armati. Le sorelle Porro, e sono quattro zitelle, una è sposata, ma come se non lo fosse, perché se è sposata non c'è questo, se le scordano,
e loro non sanno niente, non sanno perché sono ricche. Lì, la descrizione di Milena è molto bella, di queste donne: sono ricche ma vivono come povere, perché vivono del chiuso dentro questa casa, dicono il rosario tutto il giorno, non conducono l'azienda, quindi non sanno quello che succede. Naturalmente uno si deve chiedere, ma non sapere vuol dire essere innocenti? No, naturalmente, perché c'è un dovere di sapere, ma non c'è dubbio che loro non sanno, perché sono donne e nell'interno stesso della loro sociale sono vittime di questa condizione. E quindi vedete che c'è un intreccio complicato, per cui queste donne, le une e le altre, e la cosa curiosa è che tutto questo arriva il giorno in cui bisognava celebrare la giornata internazionale della donna per la prima volta nella storia. E badate, Andrea era tutta contenta quando arrivò la notizia che anche Andrea, come tutta l'Italia, per la prima volta nel 1946 si sarebbe celebrata questa cosa che in Italia non si sapeva che cos'era, perché per causa del fascismo non sarà mai celebrata, che era la giornata internazionale della donna. Era un modo per Andrea di sentirsi finalmente parte del mondo, no? Succede questa storia incredibile che paradossalmente riguarda per l'appunto proprio le donne, in cui è difficile dire quella è colpevole, quella è innocente, perché le cose sono tutte in qualche modo così intrecciate. Il libro però non si ferma né al 43, che è appunto appena dopo l'8 settembre, quindi dove vediamo per esempio i reduci che tornano e che sono reduci braccianti, figli di braccianti, ma anche studenti, e un incontro interclassista sia nella guerra ma anche nella disoccupazione successiva. Il libro non si ferma nel 46 con l'omicidio delle sorelle Porro. Il libro getta anche un po' uno sguardo sui tentativi di ricostruzione, il ruolo che per esempio il Partito Comunista ha anche nel legare la Puglia al resto d'Italia. C'è un accenno per esempio ai treni della felicità. Questa è un'altra bella storia dimenticata, vedete, dimenticata, sebbene si sia fatto un film che si chiama Pasta Nera, sì, ma che purtroppo ha girato poco, ma varrebbe la pena di farlo vedere. Veramente farebbe farla vedere, perché è anche quegli anni in cui la politica era questa straordinaria solidarietà e assunzione di responsabilità collettiva, non una cosa che si svolge lontano e cui ognuno pensa a se stesso, l'io prevale sul noi. I treni della felicità che cosa sono? Sono che migliaia, badate, migliaia di bambini meridionali che stanno morendo di fame vengono accolti dalle famiglie non ricche, ma dei mezzadri, anche delle Marche, della Toscana, dell'Emilia, che li tengono per un paio d'anni. E io ho trovato, presentando il libro a San Severo, ne ho trovati due di bambini ormai vecchi, naturalmente, dei treni della felicità, perché partivano questi treni della felicità con tutti questi bambini, e mi hanno raccontato loro che sono stati montati su questi treni molto emozionati, perché venivano staccati comunque dalla famiglia, e dice: e siamo arrivati a Bologna, questi erano arrivati a Bologna, per prima cosa ci hanno portato all'albergo diurno e ci hanno fatto la doccia. E lì era la prima volta che vedevano una doccia in vita loro, non l'avevano mai vista. E poi dice: ci hanno portato in un grande stanzone e ci hanno dato una cosa che noi non avevamo mai visto, un cioccolato caldo con i biscotti. E poi lì abbiamo imparato che si mangiava 3 volte al giorno. E poi sono rimasti legami fra queste famiglie, visite, cose. Un gruppo l'ho trovato in un altro posto della Puglia, che erano venuti ad Ancona, invece raccolti ad Ancona, perché nonostante tutto le famiglie mezzadrili dell'Italia centrale da mangiare 3 giorni, 3 volte al giorno ce l'avevano, cosa che per loro era assolutamente inusitata. E quindi sono, queste storie vanno avanti molto tempo, perché la fame è dura. E dura anche una situazione, badate, quando c'è il 14 luglio l'attentato a Togliatti, che è subito dopo il 18 aprile, in Puglia ci sono 900 arresti.
cioè una cosa pazzesca. E la campagna elettorale del 18 aprile è una carneficina di eccidi, di spari, di polizia, una prosecuzione. E c'è una cosa, che ci sono le carte desecretate, adesso sono state desecretate, che raccontano, ci sono le carte di George Kennan, consigliere del presidente americano, il quale consiglia al presidente americano, siamo alla vigilia del 18 aprile 48, quindi ieri, gli consiglia di mettere, di dire che dovrebbe consigliare De Gasperi a mettere fuori legge il Partito Comunista, perché così, dice, insorgerebbe la popolazione, ci sarebbe la guerra civile e noi americani avremmo di nuovo il pretesto per poter intervenire e rioccupare la Puglia, che gli interessava molto perché era ancora, come dire, sulla frontiera della cortina di ferro. Per fortuna De Gasperi non ha colto il suggerimento, si è guardato bene, e quindi questa cosa non è avvenuta. Ma ancora, voglio dire, nel 48 questo era ancora il clima di queste regioni meridionali, in particolare della Puglia. Perché la Puglia, a differenza della Sicilia e della Calabria, c'erano rapporti sociali di tipo feudale, come vedete, però c'era un'azienda agricola che non era il latifondo assenteista, era già economicamente avanzata, e quindi c'erano grandi concentrazioni di proletariato agricolo condensato in questi. Andria aveva già 60.000 abitanti, di cui una buona parte erano braccianti, e quindi una situazione molto esplosiva, perché invece nel latifondo era molto più sparpagliata la gente. Quindi la Puglia resta una regione ribelle. E poi bisogna chiedersi, e poi. Bene, rimanendo su questo tema dell'uso pubblico e politico della fame, a questo punto ti chiederei una riflessione sul nutrire il pianeta Expo, che ne facciamo oggi di questo uso pubblico e politico del problema della fame, insomma. Quindi come questa narrazione, il fatto che tu decida nel 2014 con questa pubblicazione, insomma, di parlare del problema della fame, e ci troviamo oggi nel pieno della discussione su Expo, mi chiedo, insomma, che tipo di riflessioni ti vengono in mente e quanto in qualche modo questa sensibilità verso il tema della fame non sia proprio un ulteriore gesto politico di Luciana Castellina su quello che sta accadendo in Italia e nel mondo. Naturalmente la prima cosa va detta è che in questi tipi di braccianti, queste piazze ci sono di nuovo lì con i braccianti, e sono gli emigrati. Guardate che negli anni 50, comunque, nonostante le lotte che sono state fatte, diritti conquistati, diritto al contratto, Di Vittorio diceva la cosa più importante che abbiamo conquistato è che il bracciante non si toglie più la scopola quando passa il padrone, vuol dire che ha acquisito il senso della sua cittadinanza, del suo diritto, è uscito dalla condizione servile. Però poi le lotte per la riforma agraria danno vittorie parziali, non abbastanza terra, e negli anni 50 ci sono 400.000 addetti all'agricoltura dalle Puglie che spariscono, e sono gli emigrati che partono per la Germania, per la Francia, eccetera. E presentando questo libro in Francia devo dire che ne ho ritrovati tantissimi. E se vedete nel libro ci sono le mani del bracciante con la pagnotta in mano, perché io mi ricordo ancora i film della stagione neorealista sull'immigrazione, forse qualcuno se ne ricorda, in cui si vedono sempre questi braccianti che partono con i treni per Milano, Torino, la Germania, ma si portano la pagnotta dietro, perché tale è la atavica paura di avere fame, che pur essendo in una condizione dove uno va dal fornaio e si può comprare, ma si portano la pagnotta arrotolata dentro il canavaccio, se lo portano dietro fino a Francoforte, perché è questa cosa che è rimasta. Va bene, dicevo, degli incontri molto, molto commoventi, perché sono quei braccianti, figli, seconda, terza generazione, che sono andati lì. Ecco, oggi ci sono i braccianti che vengono dal meridione, che vivono come cani, nelle mani del caporalato, in condizioni veramente disumane. E l'Expo, ecco, voglio ripartire, cominciare dalla Puglia, perché stavo a Lecce qualche
una settimana fa, e sono andato a vedere questi gli ulivi. Voi sapete c'è la tragedia degli ulivi. Tragedia degli ulivi, e ho scoperto che ci sono un sacco di ragazzi, perché l'Italia è un paese, come sapete, curioso, e quando diciamo che orrore, oddio, l'Italia è tremenda, e poi però è meglio di tanti altri paesi perché c'è un grande dinamismo della società sociale, di iniziative. Infatti sono un sacco di ragazzi pugliesi che ormai fanno la guerriglia fra gli ulivi per combattere quelli che vorrebbero abbattere gli ulivi perché c'è il baco, giustamente dicendo che quello che ha rovinato l'ulivo non è questo battero che è arrivato non so dove, cioè che il battero c'è ma ha potuto attecchire perché nessuno coltiva più gli ulivi, nel senso nessuno più zappa intorno al tronco dell'albero, nessuno concima più, e cioè ormai si piglia quel che si piglia. E perché questo naturalmente succede? Perché primo, perché ormai c'è stata l'invasione del cemento, e chiunque pensa che comunque attraverso la costruzione, l'edilizia, la cosa, guadagnerà di più che a fare il contadino. E perché, come dice Slow Food, una grande verità, la remunerazione dei contadini è insufficiente. I contadini sono pagati poco per un lavoro che fanno, e siccome sono pagati poco non concimano e non zappano la terra ma vanno a fare un altro lavoro che è naturale, e questo significa un disastro economico senza... Voi vi rendete conto? Questi sono olivi secolari. La coltivazione dell'ulivo, non è remunerativa. Non è? Remunerativa. Esatto, non è remunerativa. E questo però significa che adesso ci saranno olivi secolari che vivono da lì, bellissimi, eccetera, che verranno distrutti per questa. Quindi poi il danno economico sarà infinitamente maggiore che se non ci fosse una giusta retribuzione. Ma ormai tutto si è spostato, fa parte della totale irrazionalità, per cui abbiamo tutte le merendine possibili immaginabili al supermarket fatti con, diciamo, la merda tritata, perché di questo si tratta, e poi dopo il lavoro che solo non viene, invece non viene remunerato. E giustamente adesso Slow Food, Terra Madre, faranno alla fine di ottobre, fuori dell'Expo, polemicamente con l'Expo, una cosa chiamando 5.000 giovani coltivatori di tutto il mondo, che è una cosa che Terra Madre, che Slow Food fa già tutti gli anni a Torino ogni due anni. Quest'anno si farà una cosa eccezionale e si farà a Milano per ricordare queste cose, per ricordare la distruzione del cibo, vedete, perché sappiamo bene che oramai, appunto, è perché è tutto in mano alle multinazionali, e multinazionali se ne fregano del lavoro contadino, prendono quello che si prende, i controlli sul cibo, cioè tutta questa tematica nell'Expo è in qualche modo occultata, ma perché vedete tutto. Io mi ricordo di aver visto un documentario bellissimo già parecchi anni fa a un festival del corto, del cinema corto, che era un documentario, devo dire, di pubblicità del prosciutto San Daniele, ma però era bellissimo perché c'era una cosa sulla merendina. Una merendina grande, tutti alla ricerca del merendino. C'era la guerra di Bosnia in quel periodo, c'è addirittura un cecchino che è lì, che punta alla cosa, che sparare su un altro, e poi a un certo punto si compare uno che mangia la merendina, e allora questo corre giù e si spartiscono la merendina. Insomma, persino la guerra di Bosnia è stata tirata fuori per quanto il sapore, il piacere della merendina. E poi si diceva come veniva fatta questa merendina, e c'era appunto la merda tritata dentro una grande fabbrica, poi viene impacchettata nella carta della plastica, eccetera, la merendina, eccetera. E poi c'è una gita scolastica. La gita scolastica, e tutti i bambini hanno la merendina in mano, e arriva la pausa per cui devono mangiare la merendina, e tutti felici, questi bambini mangiano questa merendina che è appunto questa merda ritratta. E poi c'è una bambina poverina che non ha la merendina e che sta in un angolo tutta vergognosa con un panino col prosciutto San Daniele, che si sente il profumo persino dal film, ma tutta vergognosa perché la merendina si è imposta come quello che deve essere mangiato, e quindi il prodotto genuino, eccetera, è considerato come una cosa da una poveraccia che la mamma non gli aveva comprato la merendina. E questa è la cultura dominante. Quando vediamo, una delle cose che bisogna fare a Milano è cominciare a dire per prima
prima cosa che oramai ogni anno spariscono ettari di terra coltivabile e cementificate, questo provoca le alluvioni, questo provoca tutti i guasti e tutti i danni. Quindi la questione del cibo è una questione che non è solo mancanza di cibo, ma distruzione delle condizioni sociali prima di tutti che queste producono il cibo. Questa è una tematica che per fortuna c'è questo appuntamento di Slow, e credo che varrebbe la pena anche qui di fare una cosa di analisi in questa che è una condotta di Slow Food, di parlare seriamente di tutta questa vicenda. Bene, grazie infinite per il tempo che ci hai regalato e che ci stai regalando. Un'ultima cosa prima di lasciarti libera, un'ultima cosa. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro? Beh, io ho 86 anni, quindi molti progetti non ce li ho, diciamo, hai capito? Allora, per i prossimi giorni ve lo posso dire, un po' di campagna elettorale ancora, perché ci sono le elezioni, quindi quello non si può fare a meno, va bene. C'ho alcune liste che mi stanno particolarmente a cuore, ma non ve lo dico perché non si deve, e quindi va bene, ma le Marche, Toscana, in Liguria e così via. E poi progetti per il futuro, ma io credo che il progetto per il futuro che abbiamo in Italia fondamentale è ricostruire una democrazia che sia un pochino più interessante di questa, perché la cosa che a me mi spaventa di più dell'Italia è, io sono una di sinistra, ma non è tanto la crisi della sinistra, è la crisi della democrazia. Perché vedete, quando dico crisi della democrazia, se la democrazia si riduce ad essere uno che decide e poi tu c'hai il diritto di dire mi piace o non mi piace, come se fosse su Facebook, sapete, Facebook c'è uno che parla e poi tu puoi dire mi piace, non mi piace, col pollice, no? O così, o così, anzi possibilmente lo dici in inglese, I like it, I don't like it. Beh, se la democrazia è questo, ma io capisco perché i ragazzi gli piace, preferiscono il football, perché è più divertente, più interessante, se la democrazia è solo questa. La democrazia è un'altra cosa, è uno spazio deliberativo in cui ciascuno, come dire, al diritto di determinare quello che succede. La democrazia non è nemmeno solo i diritti. I diritti sono importanti, i diritti personali, le garanzie personali, ma non è quello, è qualche cosa di più. In quel famoso articolo 3 della Costituzione che dovremmo difendere a denti stretti, c'è scritto non solo che anche la libertà e l'uguaglianza, se non si rimuovono gli ostacoli che la rendono impossibile, non significa niente, ma c'è scritto un'altra cosa che è ancora più importante. C'è scritto che c'è un diritto di ogni cittadino a contribuire alla determinazione delle scelte politiche del proprio paese. Non c'è scritto che c'ha il diritto di dire I like it, I don't like it, è un'altra cosa. E allora tutte quelle, anche le campagne elettorali, quando sento di qualcuno che dice faremo questo, faremo quest'altro, beh, il criterio per decidere per chi votare a noi è chi ti dice insieme possiamo cercare di ricostruire quel lavoro collettivo, quell'intelligenza collettiva, quella partecipazione collettiva che ci consente di fare le cose. Perché se non c'è questo, c'è un distacco così profondo fra il cittadino e l'esecutivo, che una volta, vedete, era colmato in qualche modo dai grandi partiti politici di massa, che erano dei canali di comunicazione, perché con tutti i loro difetti all'interno di questi partiti si partecipava, si discuteva, Adesso tutto è ridotto a dire mi piace o non mi piace, anche questa storia delle primarie, capito? Che vuol dire un elettorato confuso che non ha costruito insieme una propria cultura, un proprio progetto, che deve dire di sì, di no, finisce per decidere sul fatto se quello c'ha i baffi o non ce l'ha. Ecco, allora il criterio, quello che bisognerebbe ricominciare a fare è questo, perché se no resta un vuoto
dentro cui possono passare cose pericolose, perché se prevale poi l'io, ed è la cosa peggiore che è successa in questi anni, e cioè io me la cavo da solo, io mi arrangio, io penso, invece che cominciare di nuovo a ragionare in termini di noi e di assunzione di responsabilità collettiva. Vedete, poche settimane fa abbiamo celebrato il 25 aprile. La cosa più importante che è successa con la Resistenza, vedete, certo, sono le brigate Garibaldi, i partigiani, la lotta militare, le staffette, ma la cosa più importante che si è fatta con la Resistenza e che forse dovremmo fare oggi in condizioni meno drammatiche è che è quella che è stata chiamata da un grande storico, Roberto Battaglia, società partigiana. Società partigiana è il fatto che in quegli anni ci fu un'assunzione di responsabilità della gestione della collettività da parte di tutti. Tutti si sentirono responsabili della gestione della propria collettività e in qualche modo noi abbiamo quella Costituzione che non è stata solo un patto, una mediazione fra partiti, è stata qualcosa che è stata costruita in quegli anni, perché si è costruita per la prima volta in quegli anni uno Stato italiano legittimato dal basso, è cresciuto da quella assunzione di responsabilità. Uno Stato italiano legittimato in Italia non c'era mai stato, perché il Risorgimento fu molto elitario, coraggioso, eroico, ma molto ristretto a ceti illuminati, borghesi, le masse popolari ne rimasero largamente estranee. Poi venne l'Unità d'Italia con i suoi prefetti, generali Pellù e Bava Beccaris, e con, per il meridione d'Italia in particolare, una legge di Giolitti, una legge, un'ordinanza ai prefetti in cui avevano maggiori poteri di sparare sulla folla nel mezzogiorno perché c'erano i braccianti. Quindi figuriamoci, poi è arrivato il fascismo, non ne parliamo. E quindi è con la Resistenza che è rinata qualche cosa. Ora io credo che noi siamo in un momento di tale crisi di legittimità dello Stato che o si ricostruisce dal basso, nel senso che si riconquista questa legittimità, o se no andiamo a finire male. Allora, progetto per futuro, e rifacciamo lo Stato italiano. Bene, se ci sono delle domande dal pubblico, credo che Luciana Castellina ha piacere di rispondere, se ci sono delle domande, se no altrimenti procediamo allora con il nostro programma consueto, che ora quindi prevede, come sapete, l'aperitivo, e che quest'oggi è curato da Letizia, che vedo che fugge, ma deve tornare. È curato dall'Osteria dei Fiori, e quindi chiedo a Letizia Carducci di raccontarci cosa ci ha preparato. Buongiorno a tutti, scusateci, oggi una cosa proprio minimale, perché di fronte a cotanto ospite, diciamo, non potevamo assolutamente competere. Ci siamo tenuti come al solito sul territorio, c'è un assaggino di ricotta di mucca e marmellata di arancia mare e una sorta di panzanella, il pane con la mentuccia abbinato con ciauscolo e aria fritta, accompagnato dai vini che adesso magari Ines ci racconta. Grazie a tutti. Per quanto riguarda l'abbinamento del vino, abbiamo fatto un excursus questi giorni di vitigni autoctoni più o meno e degli assemblaggi che abbiamo nelle varie denominazioni. Oggi la signora aveva una curiosità, ovvero mi chiedeva: ma qual è secondo te il vino migliore che abbiamo nel Maceratese? E io le ho detto: non sono proprio di parte, ma comunque. Non potendo dire qual è il migliore, ho pensato quale fosse il più slow. Quindi il vino slow di Macerata senz'altro è, per una serie di ragioni, la Ribona che tutti voi conoscete. Questi giorni non l'abbiamo assaggiata ancora, quindi oggi approfittiamo anche per farla conoscere, quindi per far conoscere un pezzettino di territorio di Macerata
alla signora. E, dunque, Ribona perché Slow? Perché Slow nella sua promozione, Slow perché da tantissimi anni, i primi cloni sono stati scoperti nel 1400, pensate, e quindi Slow nella sua crescita, ma Slow sicuramente nel suo inserimento e nella voglia di diventare una nicchia di qualità e sicuramente che preserva l'autenticità del nostro territorio. Grazie. Allora, vi ricordo che come avrete già visto lì fuori c'è il banchetto per la vendita dei libri di Luciana Castellina. Io ho già ricordato gli appuntamenti di oggi, quindi state con noi anche oggi pomeriggio, vi aspettiamo agli altri appuntamenti. E ora grazie, grazie a tutti. Thank you.